la prima classificata per la sezione stranieri, Zara Patres con Rinascere. Motivazione di voto per la poesia Rinascimento, Rinascere, di Zara Patres. Leggo solamente un piccolo straccio. La lirica Rinascere di Zara Patres è un invito alla speranza nella vita che è al di là di quel che noi tangibilmente percorriamo nella nostra quotidianità. L'alba scarlatta è quel nostro morire nel corpo che però non è il morire dell'anima, perché a coloro che credono, a coloro che sognano, verrà data un'altra possibilità di vivere, non più nella pianura e nel sistema, ma accanto al creatore delle stelle. L'uomo, anche se si trasformerà formalmente diventando spirito, non morirà nella sua essenza. La rinascita per la Patres è un viaggio verso l'ignoto, illuminato da folgorazioni irrefutabili e intense, un viaggio che trascende le dimensioni spazio-temporali per andarsi a posare su quella crepa di luce che dividerà il mondo, quella linea d'orizzonte che è l'uscio attraverso il quale ogni essere umano entra nella dimensione in cui scoprirà il dipinto originale, ovvero ciò che è previsto per noi dopo la nostra morte corporale. La motivazione è più lunga, ve la faccio leggere a lei con calma, poi preferiamo ascoltare la tua poesia, ascoltare il poema. Renacimiento. Habrán renacer después del alba escarlata. Veremos otra concesión para los que sueñan. Elévate por encima de la circunstancia, ya no estás en la planicie. Más abajo, el circuito es un sistema. Sueña hasta que no quede un solo tronco de acero, hasta que giren los ángulos del amor y puedas ver al hacedor de estrellas. Una grieta de luz dividirá el mundo para mostrar el lienzo original. Comenzará el latido. Sueña hasta el éxtasis del laberinto, más allá del invierno de piedra. Sueña, porque sólo así estarás despierto mientras los otros duermen. Gracias.